Va bene, allora io direi di cominciare, dai. Se poi arriverà qualche altro amico, nel frattempo lo aggreghiamo. Allora, benvenuti a tutti. Quindi oggi facciamo questo bel cerchio di luce con Anna. È un cerchio di luce che avevamo già fatto qualche mese fa, sempre con il nostro gruppo. Avevamo avuto tutti una grande esperienza di energia, di amplificazione, di grande consapevolezza, perché poi il cerchio di luce serve a questo, no? Ad amplificare i nostri intenti, i nostri pensieri, i nostri decreti, le nostre energie interiori, le nostre consapevolezze. Cioè funziona più o meno secondo la dinamica del gruppo, no? Quando si è Certo. in gruppo c'è una circolarità energetica, c'è un'unione di energie e tutto questo amplifica tutto, perché il tutto è sempre più della somma delle parti. Infatti anche i fratelli cosmici ce lo ripetono sempre, no? Unitevi in gruppo perché c'è un'amplificazione e questo vi aiuta ad ascendere, cioè l'ascensione in gruppo è maggiormente agevolata rispetto all'ascensione individuale. Poi si sa che il Esatto. cerchio è proprio il simbolo dell'universo, no? Dell'energia universale, cioè il cerchio che si espande all'infinito. È proprio il simbolo sia del microcosmo che del macrocosmo, e quindi anche di noi stessi in quanto esseri infiniti. Esprime proprio la logica dell'infinito, della matematica infinita, dell'energia infinita che si amplifica senza limiti. E l'energia e l'esperienza del cerchio di luce ci aiuta a vivere questa magnifica esperienza e quindi a rivivere in noi l'essenza di quello che siamo, cioè degli esseri infiniti, degli dei infiniti. Quindi in qualche modo va a svelare la nostra identità. Allora, quindi adesso io passo la parola alla cara Anna, che farà, mi pare, prima una meditazione sulla Terra, mi pare di capire, No, allora, a adesso mi come spiego intendi cosa faccio. procedere. Allora, prima di arrivare al cerchio finale, è Sì. sempre un cerchio di luce, ma è una meditazione. Alla fine della meditazione faremo una preghiera alla Madre Terra e poi faremo il cerchio di luce. Perfetto. Ok? Quindi iniziamo prima con una meditazione. Sì, adesso voi cercate di chiudere gli occhi. Chiudete Benissimo. gli occhi, fate dei bei respiri profondi e cercate di sintonizzarvi nel vostro cuore, che è il centro dell'amore, è il centro dell'unità con il cosmo. Con tutti gli esseri di luce, con tutti i maestri, con la fonte. Ed ora immaginiamoci tutti assieme in un luogo protetto e sicuro. Siamo in uno stato di profondo rilassamento e ci ritroviamo in un prato con i piedi scalzi, tutti assieme, tenendoci per mano e vestiti di bianco. E al centro di questo prato c'è un mandala di fiori, sono i fiori viola. Per richiamare la nostra consapevolezza. Foglie verdi. È un mandala bellissimo che lo visualizziamo
al centro del cerchio in cui noi ci troviamo, tenendoci per mano. Ed ora iniziamo a sentire, a percepire le persone che si trovano alla nostra destra e alla nostra sinistra. Possiamo visualizzare dei volti o sentire la loro presenza in questo intento di unione, in apertura dei nostri cuori. Siamo uniti e tenuti per mano nello stesso intento per portare purificazione, guarigione, per portare la luce che brilla dentro ciascuno di noi. Ed ora iniziamo a visualizzare un cerchio più interno rispetto al nostro, in cui ci sono le persone più care a cui noi vogliamo portare la luce e l'amore. Possono essere persone a noi care, persone che conosciamo, persone nominate che non conosciamo. Possono essere persone a cui portare un po' di luce e amore. Visualizziamo ora le persone a cui vogliamo portare la luce. Se le conosciamo, tenute per mano, percepire anche altre persone che si tengono per mano come noi. Persone che in questo momento necessitano di un po' di luce e amore nella propria vita, un po' di pace e serenità. Nella luce della consapevolezza al centro del nostro cuore, nell'espansione dell'amore che proviene dall'amore stesso, della fratellanza, della sorellanza, dell'appartenenza alla famiglia umana. Noi siamo qui uniti, tenuti per mano. È come un fiore che ha il suo nucleo centrale e ha dei colori bellissimi. In questo mandala potrete vedere dei simboli, dei colori. E tutto nasce dall'unione con la Madre Terra, fino a espandersi a tutti i petali di questo fiore, perché noi siamo come questi petali. Siamo dei fiori che si illuminano e fioriscono in tutta la sua bellezza. Ed ora, propagando l'alta vibrazione, propagando l'amore dal centro del nostro cuore, percepiamo il contatto delle nostre mani che sono unite, il contatto con i piedi, con la madre terra, l'unione con la madre terra, con ogni forma di vita. Percepiamo l'energia, la stabilità nella posizione e iniziamo a sentire dal centro del nostro cuore
l'amore crescere ed espandersi attraverso il nostro respiro. Percepiamo di essere parte dell'uno, di essere l'uno stesso, l'uno nell'uno, l'uno nel tutto. Percepiamo la nostra unione con la Madre Terra. Percepiamo la nostra unione con il cielo, con i pianeti, con il cosmo, con gli esseri di luce che in questo momento ci supportano e ci aiutano per portare la luce sulla terra, in ogni vita, ed ogni vita è connessa ad un'altra vita. Siamo tutti connessi e tutti parti dell'uno. Ed ora visualizziamo di sollevare le nostre braccia, sempre tenuti per mano, per raccogliere dai piani sottili l'energia di amore. Visualizzando una luce blu che si illumina dal centro della nostra fronte. Visualizziamo il nostro cuore di cristallo che si espande con tutto il suo potere, il suo splendore. Percependo il contatto con la Madre Terra, percependo il suo battito e la sua energia che si unisce al nostro battito. Ci rendiamo canali di luce, percepiamo la luce ai livelli più sottili. Diventiamo confluenza dell'energia terrestre e dell'energia solare. Siamo il punto di confluenza delle energie cosmiche, dell'energia universale attraverso il nostro cuore. Accendiamo ed espandiamo l'amore tutto attorno a noi e in particolare verso il cerchio più interno, verso il centro del fiore. È un momento importante. Possiamo sentire vibrazioni nel nostro corpo. Possiamo sentire tutto l'amore dell'universo. E continuando ad inspirare questo amore, assorbiremo la luce, acquisendo luce e poi propagandola dal centro del nostro cuore. E quando espiriamo, potremo visualizzare delle spirali sulle nostre mani, attivando il potere di guarigione che è insito in ciascuno di noi. Inspiriamo ed espiriamo. Inspiriamo. E rilasciamo.
Inspiriamo luce, espiriamo amore verso le persone attorno a noi e verso il centro. Inspiriamo e riceviamo la luce. E mentre espiriamo, rilasciamo andare. Potremmo percepire il nostro corpo più caldo. E potremmo sentire il cuore di tutte noi, di tutti noi uniti in questo cerchio meraviglioso. Facciamo risplendere la luce e l'amore. E portiamo questa luce all'interno del cerchio, visualizzando purificazione, amore, benedizioni, portando benedizioni ad ogni persona all'interno del cerchio. Siamo centrati nel nostro respiro. Siamo al centro del nostro cuore. Ed ora benediciamo ogni cuore che si trova al centro del cerchio di guarigione. Affermiamolo assieme. Noi oggi benediciamo ogni cuore, ogni persona che si trova al centro del cerchio di guarigione ed espandiamo questa benedizione ad ogni cuore del nostro pianeta, a tutti gli esseri visibili ed invisibili. A tutti gli animali, a tutti i popoli. Benediciamo la Madre Terra. Benediciamo tutti gli esseri. Benediciamo l'acqua, la terra, il fuoco e l'aria. Benediciamo il nord. Il sud, l'est e l'ovest. Benediciamo terra e cielo, sole e luna. Sentiamo vibrare dentro di noi tutto l'amore, tutta la luce, tutta la guarigione. Che proviene dall'universo, dal suo centro. Ringraziamo grande unione, dove tutti noi uniti diventiamo uno. Sentiamo l'amore che vibra nei nostri cuori. Perché il nostro cuore è lo spazio sacro. E da lì possiamo attingere tutta la nostra conoscenza. E siamo qui uniti per portare il mondo a divenire qualcosa di meraviglioso. Portiamo tutti gli esseri, tutte le persone a vivere nella pace, nell'amore e nell'unione, perché la vera forza è l'unione.
Benediciamo questo momento. Benediciamo tutti noi uniti in questo cerchio. Ringraziamo tutte le persone vicino a noi che si sono unite in questo meraviglioso cerchio. Scenda dall'alto una luce dorata. Che illumini ogni vostra cellula. Ed ora fate un bel respiro profondo, inspirando luce ed espirando gratitudine. Inspirando io ed espirando sono. E mentre pronunci io sono, stai pronunciando il nome di Dio. Ed ora, lentamente. Ritornate nel qui e ora, ritornate nel vostro corpo e lentamente iniziate a muovere i vostri piedi, le gambe, il tronco, le braccia, tutto il vostro essere illuminato d'amore e di luce. E quando vi sentirete pronte, aprite gli occhi. Aprite gli occhi all'amore, all'unione. Aprite gli occhi alla vita. Io sono colei che respira la vita. Io sono colei che guarda al di là e vede i monti e il mare e quella linea continua che li delimita dal cielo e non muta mai. Io sono colei che si incanta e si affascina vedendo il giorno divenire notte. E ad ogni tramonto aspetto un giorno diverso. Io sono colei che crede in Dio creatore, immenso e infinito come l'universo, e si sente piccola fra tutte le cose del creato. Io sono colei che scruta nel cielo buio la stella più luminosa, riconoscendola nella mia anima. Riconoscendola in tutte le anime che incrocio. Io sono colei che ha sofferto la vita invitando la morte, scoprendo così la gioia di vivere ad ogni respiro. Io sono il mio respiro. Io sono colei che ha amato amori diversi, ha amato la vita per il padre, la madre, per le sorelle, per i fratelli, per il marito, per tutto ciò che ci circonda. Ma il più grande è l'amore per i propri figli. Io sono colei che pone mille domande alla vita e la vita mi ha risposto ad alcune. Io sono ciò che la vita mi ha donato.
Io sono colei che non vuole avere un nome. Sono polvere pensante e polvere tornerò. Io sono colei che in questo momento affido il proprio passato al vuoto candido di questa pagina. Io sono colei che oggi scrivo il mio presente. Io sono colei che respira la vita, sono colei che ha visto il dolore e la sofferenza, sono colei che dopo tutto questo respira la vita. E io sono colei che guarda l'universo, osservo le stelle e ne vedo una brillare più delle altre, riconosco quella stella. È il mio respiro. È il soffio a cui io ho dato la vita. Mio figlio. È il nostro respiro che ci ha dato la vita, quella vita che è eterna e non è solo un corpo. È un'anima, uno spirito, ma è vita, è respiro. E tu sei il suo respiro e tu sei colei che ha incontrato sfide e sconfitte, ma ne sei rinato. Tu sei quel soffio che mai smetterà di esistere. Ti sei posto mille dubbi, hai ascoltato mille voci, ma l'unica voce è la tua. L'unico respiro sei tu. Respira la vita, ama la vita. Tutto ciò che accade è per un semplice motivo. Dovevi vivere quell'esperienza e dovevi viverla sulla tua pelle, sul tuo respiro, che qualche volta si è fermato perché la vita ti ha messo a dura prova, ma ricordati che sei sempre ritornato qui. Ama la vita, respira la vita. Io sono. Questa rappresenta noi, è rappresentato noi. Bene, grazie Grazie, che Caramba, bella, una grazie Anna, bellissima grazie Anna, preghiera. molto bella, bellissima Anna. Bellissima. Sentita, sentita. Anch'io. Tanto. Mi commuove sempre Entra quando, proprio nel lo cuore, ascolto, nella. mi commuove sempre. Sì. Ma insomma, vabbè. Nella profondità di noi Amore. stessi, no? Noi stessi siamo la vita, siamo Dio che sperimenta se stesso in molteplici aspetti. Questo io sono che è infinito e che Esatto. si frantuma in infinite particelle cosmiche divine per conoscersi e sperimentarsi attraverso la legge dell'amore in infinite situazioni in infiniti mondi. Noi stessi siamo degli esseri multidimensionali che abitano e vivono Esatto. in appunto infiniti Corpo pianeti, fisso sistemi in e così diversi, via. esatto. Baggio. Ascoltate, chiudete gli occhi e ascoltate questa preghiera alla Madre Terra. Oh Madre Terra, meravigliosa Madre Terra nostra. Noi ti ringraziamo per ogni frutto generoso che assieme a Padre Sole tu per noi partorisci, per l'aria profumata che respiriamo, per l'acqua che beviamo e benedice il mondo intero, per il calore del fuoco che scalda, purifica i nostri pensieri, per il passo che sempre ci concedi sul tuo sacro suolo. Prego l'immensa comprensione di perdonare noi figli inconsapevoli di tanta grazia, tanta bellezza.
Per tutte le sofferenze che sempre ti infliggiamo, ti chiediamo perdono. Madre Terra, che la luce splenda nel mondo, per il risveglio di tutte le coscienze, per il potere dell'amore, l'unione di tutti gli esseri viventi di buona volontà, che si trovano in questo spazio-tempo, ai maestri spirituali, agli angeli dei quattro elementi, ai fratelli del cosmo. Chiedo alla divina intelligenza di sigillare con la sua benedizione l'intenzione di questa preghiera. La sacra energia del Dio della vita avvolga il grembo generoso di Madre Terra in un abbraccio rigenerante di infinito amore, affinché il cuore batta dentro il suo cuore e con l'anima si fonda in essa. Grazie, Madre Terra. Ah, che bella! Meravigliosa. Allora, Grazie Anna per adesso. questa bellissima preghiera. La Madre Terra è importantissima anche per ascendere. Senza essere ancorati per bene alle radici di Madre Terra, non si può ascendere. Senza stare nella natura. Assolutamente. La natura è Bisogna la proprio. prima maestra ed è quella che ci indica proprio la strada dell'ascensione. Già Spinoza diceva Deus sive natura, cioè la natura è lo specchio della divinità. Allora, mantenendoci ben saldi alla Madre Terra che sta ascendendo con noi, anzi è lei che guida l'ascensione, noi ascenderemo con lei. Grazie Anna, Meraviglioso. bellissima questa Grazie, preghiera. grazie. Sì, è bellissima. Bene, allora adesso facciamo il cerchio di luce. Vi chiedo di portare le mani al cuore. Vi chiedo di sintonizzarvi sulle frequenze dell'amore più alto, sulle frequenze della coscienza cristica in noi. Ed ora noi dobbiamo esprimere tre desideri, uno per noi, uno per le persone che amiamo e uno per tutti gli esseri. Vi lascio un attimo. Chiedo ora alla sorgente divina, Dio Padre e Madre, a tutti i fratelli ascesi, a tutti i maestri ascesi, agli angeli, agli arcangeli, all'amato arcangelo Michele, di essere qui presente e proteggere il nostro cerchio di luce, di amore e di guarigione. Benedite le persone che amate, formulate pensieri di amore per loro, fate posto nel vostro cuore per chi vi ha offeso, tradito, violato. Benedite tutti coloro che vi hanno fatto del male. Ringraziate chi vi ha dato qualcosa. Ringraziate chi se n'è andato.
Ringraziate chi è restato. Ringraziate chi è pronto a partire. In questo cerchio di luce, di amore e di guarigione, dove tutti noi siamo uniti, uniti con il cuore. Benediciamo noi stessi, le nostre famiglie, i nostri figli. Benediciamo tutti i nostri fratelli e sorelle del mondo, tutti gli esseri visibili ed invisibili. Benediciamo tutte le persone che in questo momento si trovano nella sofferenza, nella paura, nella non coscienza. Benediciamo con amore la Madre Terra, Padre Cielo. Benediciamo il pianeta e tutti i suoi abitanti. Fatevi incantare dalla bellezza dell'universo, sentitevi parte di questo grande piano di manifestazione, sorridete alla vita, benedite questo momento, benedite ogni situazione, benedite il luogo in cui vi trovate. Benedite chi è con voi in questo momento. Benedite il cerchio di luce con l'amore incondizionato. Benedite l'ombra. Benedite tutti i governanti che possano governare con giustizia, rispetto e lealtà. Benedite tutti i popoli che possano vivere nella pace. Ed ora fate volare in alto i vostri desideri. Dio li accoglierà. Perdonate ora chi vi ha fatto del male, chi vi ha fatto soffrire. Lasciate andare tutte le paure, le preoccupazioni, la rabbia. Donatela a Dio e gli trasformerà tutto in amore. Ringraziate questo momento, quest'unione sacra in questo grande cerchio di luce. Espandiamo tutto l'amore che abbiamo dentro di noi all'intero universo. Siete luce, siete amore, siete la creazione e siete qui ora, in questo preciso momento, così importante della nostra vita ed avete scelto di essere qui. E siamo qui in tanti. Siamo qui consapevoli del grande progetto divino. Siamo consapevoli del grande amore che dobbiamo portare a tutti. Tutte le anime, specialmente a coloro che ancora non sono pronte. Ed ecco perché le mettiamo al centro di questo cerchio di luce e di amore.
scenda ora dall'alto la luce dorata di Dio, Padre Madre. Benedica i vostri cuori, benedica le vostre anime. Ringraziate questo grande momento. Perché Egli è qui con il suo amore infinito per tutti i suoi figli, per tutte le sue figlie. Egli vi ama al di sopra di tutto. È il vostro Padre che mai abbandona i suoi figli. Ed è qui, presente in questo cerchio, in questa unione sacra, di noi anime ritrovate. Ed egli posa la mano sul vostro capo, benedicendolo, benedicendo la vostra vita. Ed ora ringraziamo la luce, l'amore presente in questo cerchio e ringraziamo tutti noi per essere stati qui assieme in questo grande cerchio dove si sono unite tantissime altre anime che come noi portano l'amore, portano la luce. Grazie, grazie, grazie. Fate un bel respiro. Ritornate qui in questo luogo. Ritornate qui con la gioia nel cuore, sapendo che non siete mai soli, non siete mai abbandonati. Perché Egli è nel vostro cuore e voi siete le sue figlie e i suoi figli adorati. Lentamente nel nostro corpo fisico. E quando vi sentirete pronte, aprite gli occhi, ma aprite gli occhi sorridendo alla nuova vita che ci aspetta. Grazie. Grazie, grazie.